In questo video, viene presentato un possibile metodo di studio dei registri di ripieno a file multiple. Come esempio, è stato scelto il registro 2 di pieno, 26ª e 9ª, dell'organo della parrocchiale di San Lorenzo in Costa Serina, che contiene materiali antegnati e serassi, ma il cui assetto attuale è databile all'ampliamento scritta del 1865. Tramite il software Visual Analyzer, programma gratuito dedicato all'analisi acustica, dalla registrazione audio viene ricavato lo spettrogramma armonico, che riporta i tempi sull'asse orizzontale e le frequenze, in scala logaritmica, su quello verticale. Una scala di grigi definisce l'intensità acustica. Sono visibili le frequenze emesse dalle coppie di canne, identificate dal numero di tasto nella parte alta dello schermo, e le rispettive armoniche. La frequenza fondamentale di ogni canna è identificata tramite una traccia MIDI, aggiunta graficamente in corrispondenza dei picchi dello spettrogramma. Il software si fa carico di tradurre la posizione grafica di ogni traccia nella corretta altezza di nota MIDI, normalizzata secondo il diapason di 440 Hz alla 34. Ad ognuna delle due file è stato assegnato un colore differente per identificarne i ritornelli. È immediato il confronto fra le tracce MIDI e le frequenze reali delle canne, che in questo caso risultano crescenti in modo irregolare. Si osservi la 22, la canna della fila in 29ª è crescente un tono intero, per un errore di accordatura o per uno scambio di posto. È possibile aggiungere etichette che indicano la piedatura nominale dei ritornelli. Si osservi il notevole salto al Do 25, con la 29ª che diventa 15ª ritornellando due ottave sotto. In questo modo la lettura dei ritornelli è immediata e precisa, offrendo la possibilità di essere studiata a tavolino, e di essere archiviata permanentemente, senza bisogno di ispezionare le canne o smontarle.